Ciao ragazzi, come potete ben vedere siamo qui in compagnia del nuovo Xperia Z1 che è stato appena presentato. Diciamo che possiamo vedere che l'interfaccia Sony più o meno è rimasta la stessa rispetto all'Xperia Z. Abbiamo qualche applicazione in più rispetto agli altri. Questa possibilità di fare questo swipe e quindi di accedere a alcune categorie di applicazioni, Play Store, eccetera. In più possiamo andare a vedere nelle impostazioni qual è la versione del software installata sul telefono, ed è la versione 4.2.2. Abbiamo poi vediamo un po', purtroppo esatto, non possiamo andare online perché il wifi purtroppo qui non funziona. Direi a questo punto di fare una piccola review anche estetica. Lo schermo ci sembra di buona qualità, gli angoli di visione sono ottimi, molto migliorati rispetto all'Xperia Z. Di lato abbiamo praticamente il tasto di accensione classico Sony, il bilanciere per il volume, l'ingresso per la SD e per la SIM, deduco, il jack da 3,5, la micro SD è di qua, quindi lì c'era l'ingresso per la SIM, poi abbiamo qui l'ingresso per il caricatore micro SD e abbiamo anche il problema di connettori per la dock. Dietro abbiamo, e per la camera anche, perché abbiamo visto nel video che ci sarà la possibilità di collegare un particolare obiettivo dietro, che serviranno anche questi collegamenti sicuramente anche per quella possibilità. Per quanto riguarda dietro vi troviamo la camera da 20.7 megapixel, perlomeno così riusciamo ad intravedere, e il flash. Per quanto riguarda invece lo speaker, lo troviamo al di sotto, questo bello speaker anche di una certa ampiezza. E niente, abbiamo qui il LED di notifica. Questa è la nuova, diciamo, la nuova schermata di blocco, si sblocca così, ma diciamo che è un po' standard di Sony. Questa è la parte fare le chiamate classica, la parte messaggi con la possibilità di scrivere questa nuova tastiera. Ci sembra anche questa abbastanza migliorata, perlomeno molto più reattiva rispetto ai precedenti Xperia. Ragazzi, ecco, siamo riusciti ad andare su Android Blog per farvi vedere anche come funziona il browser. Devo dire che è davvero fluido, ci permette di fare pinch in, pinch out e anche lo scrolling davvero con molta rapidità. Proviamo anche il pan e il doppio tab, funziona benissimo, cioè viaggiando benissimo la pagina, e anche il pan funziona perfettamente. Quindi direi che questo Xperia Z1 ha un ottimo tablet, ha un ottimo browser, non vedo l'ora di provarlo quando mi arriverà tra i dispositivi da testare. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima. We'll be right back.